Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Decollatura, comune appunto del Reventino, all'interno del CSM di Lamezia Terme, area territoriale del Reventino per l'appunto. Il responsabile di questa struttura è il dottor Antonio Lucchino. In mia compagnia invece la dottoressa Francesca Rubettino, che è musicoterapeuta. Adesso ci spiegherà di cosa si occupa e soprattutto di quali sono, diciamo, gli impatti proprio dei suoi benefici, insomma, a livello sanitario, proprio in questa struttura qui a Decollatura. Buon pomeriggio, diciamo. Buon pomeriggio a lei, grazie di essere venuto a trovarci. È importante per noi la vostra visita perché è una piccola struttura, la nostra, di montagna, difficile da raggiungere, ma che in realtà offre dei servizi importanti per gli utenti, al di là della musicoterapia ovviamente. Certo. Nello specifico, la musicoterapia è attiva all'interno di questo CSM dal 2016, grazie ad un accordo stipulato tra l'associazione New Day e l'ASP di Catanzaro, un accordo grazie al quale abbiamo potuto istituire un laboratorio permanente di musicoterapia, il che significa che è un servizio che è attivo in maniera continuativa per tutto l'anno e che è accessibile a tutte le persone che ne facciano richiesta gratuitamente. Ecco, quindi diciamo non solamente a chi fa parte della struttura, ma chiunque voglia beneficiarne può fare. Però, essendo una struttura gratuita, immagino che comunque voi vi autofinanziate o comunque come fate a dare questo servizio? Allora, naturalmente la prima formula è sempre quella dell'autofinanziamento, quindi attività di vario genere attraverso le quali la New Day e l'associazione Musicami, che è quella che specificamente si occupa della musicoterapia, cerca di reperire fondi. Le donazioni, che però non sono, diciamo, la parte più consistente, e poi un grosso aiuto di solito ce lo diamo partecipando ai bandi regionali o europei per il reperimento dei fondi, perché comunque per quanto l'attività possa essere gestita anche grazie all'aiuto dei volontari, è un intervento di tipo professionale che comunque implica dei costi. Assolutamente. Poi presumo che comunque anche il fatto di dedicare una gran parte del vostro tempo alle persone che utilizzano questo servizio sia da remunerare, perché ci sono dei costi. Beh, naturalmente sì, anche soltanto per appunto la figura del musicoterapeuta. Noi ci sforziamo, cerchiamo di fare il possibile anche operando in rete, collaborando con altre associazioni e impegnandoci in maniera seria, tant'è vero che proprio il 5 di dicembre è partito un progetto di ricerca molto importante proprio sull'utilizzo della musicoterapia in ambito psichiatrico, ricerca avallata oltre che dal CSM, dall'ASP, anche dal CUM, che è il Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani, e dal Conservatorio Ciaikovski di Nocera Derinese. Sono i due enti che ci patrocinano in questa ricerca. Questa ricerca. Parlavamo prima dell'intervista diciamo, di questa figura del musicoterapeuta, se è o meno riconosciuta a livello sanitario nazionale oppure in via, diciamo, di riconoscimento. Al momento l'Italia è uno dei pochi stati europei all'interno dei quali la figura del musicoterapeuta non ha un riconoscimento a livello statale. Tuttavia è proprio in discussione in questi giorni al Parlamento questo passaggio. Noi speriamo che al più tardi entro la primavera anche quella del musicoterapeuta possa essere riconosciuta e rientrare tra le professioni sociosanitarie e quindi questo farebbe sì che ci sia un musicoterapeuta all'interno di ogni struttura pubblica, così come c'è lo psicomotricista, il logopedista, il fisioterapista. Ci racconti un'esperienza personale proprio di questo tuo lavoro, che comunque è sempre un lavoro sociale, quindi hai a che fare con delle persone e di conseguenza immagino ci sia anche un impatto emotivo tra la persona che ha la possibilità di usufruire della musicoterapia e l'istruttore o comunque il terapeuta, ecco, il musicoterapeuta che invece svolge un lavoro.
Sì, è un lavoro particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo perché noi diciamo che lavoriamo sul non verbale, cioè utilizziamo come strumento di comunicazione la musica, per l'appunto, che non è verbale, utilizziamo gli strumenti. Questo implica un coinvolgimento emotivo molto più diretto e forte con il paziente. Ed è per questo motivo che è necessario che ci sia questo benedetto riconoscimento, perché questo lavoro è necessario che lo facciano persone formate in maniera adeguata. Perché se non tutti possono fare lo psicologo semplicemente perché sono capaci di ascoltare, allo stesso modo non è possibile fare il musicoterapista o terapeuta semplicemente mettendo un CD in sottofondo. La parte relazionale, diciamo, di supporto al paziente è la parte fondante di questo lavoro e bisogna essere ben preparati per farlo. La preparazione avviene in che modo? Se una persona volesse diventare musicoterapeuta, quale percorso di studio dovrebbe affrontare e soprattutto a quale strutture rivolgersi, ad esempio come la vostra, per ispirarsi e vedere un caso reale di una persona che fa musicoterapia? Allora, nel nostro territorio regionale l'offerta è un po' povera purtroppo, nel senso che nell'area del Catanzarese e Vibonese all'interno di strutture pubbliche, a parte noi, non ho notizia. Ci sono però dei centri che lavorano parecchio sia in provincia di Reggio che in provincia di Cosenza, ma sempre in forma privata. Per quanto riguarda la formazione, in questo momento c'è un'offerta molto vasta. In realtà io personalmente mi sono formata nella scuola di musicoterapia di Assisi, che è la prima scuola che è stata fondata in Italia negli anni Ottanta, una scuola storica, ed è l'unica che ha una struttura articolata in 4 anni, quindi diciamo da una formazione corposa. È altrettanto importante avere una formazione musicale di un certo livello. Io sono diplomata in pianoforte, cioè per maneggiare gli strumenti e il linguaggio musicale bisogna conoscerlo. Se lo strumento di conoscenza e di supporto del paziente è la musica, bisogna saperlo utilizzare e interpretare, quindi comunque una formazione di tipo musicale è indispensabile. Un'altra domanda che volevo rivolgerti, i pazienti, visto che li abbiamo chiamati così, ma secondo me sono comunque persone che iniziano un certo percorso, esiste appunto una fine di questo percorso? Cioè, quando le persone iniziano questo bellissimo messaggio che è la musicoterapia, dove dovrebbero essere accompagnati o portati? C'è uno step, qualcosa che come terapeuta ti fa dire sì, sto facendo un buon risultato perché vedo nel paziente qualcosa? Naturalmente, però sta proprio qui la differenza tra un lavoro fatto seriamente e un lavoro di animazione musicale. Quando si approccia un paziente che ha problemi di natura psichiatrica, c'è sempre una valutazione iniziale e ci si pone sempre una serie di obiettivi. Naturalmente il percorso può essere più o meno lungo, è difficile a monte stabilire quanto la terapia durerà, ma gli obiettivi si stabiliscono e si fanno delle verifiche periodiche, per cui se entro un certo periodo di tempo, un certo lasso di tempo che si stabilisce anche con l'equipe terapeutica, non si vedono cambiamenti rilevanti, è evidente che il percorso magari non è stato quello corretto, ma diciamo che questo non succede quasi mai. Cioè, è sempre un processo, c'è sempre un percorso di evoluzione, più o meno lento a seconda del soggetto, ma comunque verificabile. Adesso faccio una domanda che può sembrare strana. Avete mai pensato di fare un concerto, comunque delle esibizioni pubbliche di pazienti che comunque hanno riscoperto delle doti musicali? Allora, lo scorso anno io ho fatto una piccola festa, diciamo, con i pazienti della fascia pediatrica, perché questo tipo di lavoro comunque poi arricchisce con delle competenze, quindi alla fine si impara anche a far qualcosa, quindi sì, abbiamo fatto una piccola festa. Quest'anno con gli utenti del CSM di Decollatura, il 17 dicembre prossimo parteciperemo ad una manifestazione a Soverato e in quell'occasione ci esibiremo pubblicamente. Vedremo che cosa
Comunque io sono curiosissimo, anzi sono sicuro che questa manifestazione del 17 dicembre sarà molto molto seguita, perché è qualcosa di nuovo per il nostro territorio e potrebbe puntare appunto le telecamere e l'occhio su un aspetto della nostra vita, ma anche dal punto di vista dello studio stesso, chi volesse intraprendere proprio la professione di musicoterapeuta. Certo, tenendo sempre presente, come noi diciamo, come ci hanno insegnato durante gli anni di studio, che facendo musicoterapia l'obiettivo non è la musica, non è l'aspetto estetico della performance che è importante, ma la relazione che ne scaturisce e i cambiamenti che vengono messi in atto per il paziente. Io ringrazio davvero la dottoressa Francesca Rubettino per il tempo che ci ha dedicato. Vi invitiamo, come ci ha detto poco fa, ad partecipare il 17 dicembre a Soverato a questo evento pubblico per conoscere di persona che cos'è la musicoterapia. Poi a sostenere le attività. Dicevamo che sono attività totalmente gratuite, quindi faremo passare in sovraimpressione diciamo, i riferimenti per poter dare un contributo che non può essere soltanto economico, ma può essere anche di strumentazione. Magari c'è qualcuno in ascolto che ha delle strumentazioni musicali o un'azienda che decide di dire: guarda, vi do, volesse farvi dono di strumentazioni musicali gratuitamente, è un'opera non solo benefica ma soprattutto culturale, che avviene in un territorio come la Calabria, dove invece esistono ottime esperienze, ottime testimonianze di positività. Ultima domanda alla dottoressa prima di congedarla: abbiamo la possibilità di rivederci magari a breve, dopo magari la data del 17, per poter intervistare qualche altro personaggio esponente sempre della musicoterapia, per fare, non lo so, una sorta di intervista doppia e poterci confrontare? Sì, penso di sì, ne possiamo parlare. Di sicuro noi stiamo lavorando, la mia associazione in questo momento collaborando con un'associazione della Locride, stiamo lavorando all'organizzazione di un convegno nel mese di marzo prossimo, proprio specifico sull'uso delle terapie musicali e le arti terapie in genere nei disturbi psichiatrici, quindi perché no, volentieri. Quindi Liberi TV si impegna a seguire queste attività sul territorio, magari a marzo, se ci sarà questo convegno, fateci sapere la data, noi saremo lì con le nostre telecamere e quindi vedremo testimoniare con la musica, perché è la cosa che secondo me riesce davvero a sprigionare da dentro qualcosa di bello che magari c'è del latente e comunque riesce a guarire chiunque. Sì, diciamo che la musica, il potere guaritore della musica è riconosciuto, diciamo, in maniera universale, tutte le culture attribuiscono alla musica questa potenzialità. Il lavoro nostro è un po' più specifico, nel senso che oltre a una guarigione un potere guaritore in senso lato, noi vogliamo lavorare sullo specifico per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Perfetto, ringrazio ancora la dottoressa Francesca Rubettino per il tempo che ci ha dedicato. Dal CSM di Lamezia, area territoriale del Reventino, è tutto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Decollatura.